Oh <laughs> Grazie al Signore. Il Signore vi dia pace. Bentrovati per il commento del Vangelo di questa domenica che ascoltiamo. In quel tempo Gesù si manifestò di nuovo ai discepoli sul mare di Tiberiade e si manifestò così. Si trovavano insieme Simon Pietro, Tommaso detto Didimo, Natanaele di Cana di Galilea, i figli di Zebedeo e altri due discepoli. Disse loro: Simon Pietro, io vado a pescare. Gli dissero: Veniamo anche noi con te. Allora uscirono e salirono sulla barca. Ma quella notte non presero nulla. Quando già era l'alba, Gesù stette sulla riva, ma i discepoli non si erano accorti che era Gesù. Gesù disse loro, figlioli, non avete nulla da mangiare? Gli risposero, no. Allora egli disse loro, gettate la rete dalla parte destra della barca e troverete. La gettarono e non riuscivano più a tirarla su per la grande quantità di pesci. Allora quel discepolo che Gesù amava disse a Pietro: È il Signore!. Simon Pietro, appena udì che era il Signore, si strinse la veste attorno ai fianchi perché era svestito e si gettò in mare. Gli altri discepoli invece vennero con la barca, trascinando la rete piena di pesci. Non erano infatti lontani da terra se non un centinaio di metri. Appena scesi a terra videro un fuoco di brace con del pesce sopra e del pane. Disse loro Gesù, portate un po' del pesce che avete preso ora. Allora Simon Pietro salì su nella barca e trasse a terra la rete piena di 153 grossi pesci. E benché fossero tanti, la rete non si squarciò. Gesù disse loro, venite a mangiare. E nessuno dei discepoli osava domandargli chi sei perché sapevano bene che era il Signore. Gesù si avvicinò, prese il pane e lo diede loro, e così pure il pesce. Era la terza volta che Gesù si manifestava ai discepoli dopo essere risorto dai morti. Quando ebbero mangiato, Gesù disse a Simone Pietro, Simone figlio di Giovanni, mi ami più di costoro? Gli rispose, certo, Signore, tu lo sai che ti voglio bene. Gli disse, Pasci i miei agnelli. Gli disse di nuovo per la seconda volta, Simone, figlio di Giovanni, mi ami? Gli rispose, certo, Signore, tu lo sai che ti voglio bene. Gli disse, Pascola le mie pecore. Gli disse per la terza volta, Simone, figlio di Giovanni, mi vuoi bene? Pietro rimase addolorato che per la terza volta gli domandasse, mi vuoi bene? E gli disse, Signore, tu conosci tutto, tu sai che ti voglio bene. Gli rispose Gesù, Pasci le mie pecore. In verità, in verità io ti dico, quando eri più giovane ti vestivi da solo e andavi dove volevi, ma quando sarai vecchio tenderai le tue mani e un altro ti vestirà e ti porterà dove tu non vuoi. Questo disse per indicare con quale morte e gli avrebbe glorificato Dio e detto questo aggiunse: Seguimi. Questo Vangelo che abbiamo ascoltato contiene tre perle che possiamo eh, racchiudere in un concetto chiave, la rete. Quale rete vengono presentati? La prima rete è la rete vuota, la rete che sperimenta Pietro. Quel vuoto in realtà era già dentro di lui quando Pietro va con la barca a pescare. Ecco, sente dentro di lui un vuoto, un'inquietudine un che lo porta ad andare a prendere la barca e ad andare verso il lago a pescare. Ebbene, tutta la notte non prese niente. Ecco, la rete sono quelle relazioni che noi usiamo per in qualche modo sentirsi, sentirci vivi, per darci vita, per prendere del pesce, ma in modo figurato potremmo anche dire che la rete sono quelle relazioni con le quali io mi rapporto agli altri per darmi prestigio, per farmi vedere che sono bravo, perché riesco in determinate situazioni. Ebbene tutta quella notte Pietro non prese niente, cioè sperava di poter vincere quell'inquietudine e, e quel vuoto, ma non ci riesce con le proprie forze. Ed ecco un uomo sulla riva del lago gli dice getta la rete dalla parte destra. Pietro sicuramente rimane lì un po' a pensare, era un gesto strano che i pescatori non facevano, la rete infatti si getta sulla sinistra, con la forza quando si lancia la rete va sulla sinistra, gettarla sulla destra vuol dire fare un gesto goffo, un gesto senza forza, un gesto dove la rete sicuramente rimane chiusa, una rete che non può prendere, eppure lui ascolta quelle parole nel suo cuore e che cosa sente? sente una forza, sente qualcosa che lo riscalda e fa, getta quella rete sulla parte destra e prende 153 grossi pesci. È la rete piena, la rete di chi si fida della parola del Signore e riesce a riempire non solo la barca ma anche il proprio cuore di, della presenza dell'amore del Signore. E poi abbiamo una rete quindi vuota. Abbiamo una rete piena ed abbiamo anche una rete bucata. La rete bucata avviene quando il Signore, dopo aver mangiato con i Suoi discepoli, chiama Pietro e per tre volte gli chiede se lo ama. Pietro, mi ami? E Pietro risponde la prima volta in modo affermativo, la seconda ancora, alla terza volta Pietro sembra quasi fermarsi e chiedere, ma Signore, tu sei tutto. Tu sai tutto, tu lo sai che ti amo. Che cosa è successo? Era successo che Gesù voleva dare il perdono a Pietro perché Pietro l'aveva rinnegato e doveva ancora ricevere il perdono da parte del Signore. Ebbene, proprio in quel momento Pietro si ricorda del suo rinnegamento, capisce che il Signore lo vuole portare lì, gli vuole dare il suo perdono. Per questo dice: Signore, tu sei tutto, tu sai che ti amo. Io non posso più fingere di basarmi sulle mie forze, non posso più pensare di essere ecco, forte e bastare a me stesso, mi devo fidare di te, di quello che tu mi dici. Ecco allora vorrei rivolgere a voi una domanda, che reti usi per pescare, che reti usi per darti vita? Ecco forse la tua rete è una rete vuota, è una rete che... Eh, nella quale tu ritorni ogni giorno a pescare con il tuo lavoro, con, nella tua vita, vuoi darti prestigio, ma non riesci a darti prestigio. Forse la tua rete è una rete piena, una rete che sta con il Signore, e allora il Signore ti dice: Dai, spezza il mio pane, mettilo, mangialo e ponilo dentro di te, perché io non voglio restare fuori di te, ma dentro di te. O forse la tua rete è una rete bucata. E allora il Signore ti dice fermati un attimo. Di alla persona che ami veramente al tuo Signore ti amo, ma allo stesso tempo digli anche voglio riconciliarmi con te, ti chiedo perdono per quello che è stato della mia vita, per qualcosa che non è andato. E allora lì tu poi potrai ascoltare, tu potrai vedere la grazia di Dio che entra dentro di te, potrai gustare una rete piena dentro il tuo cuore e la tua vita. Il Signore vi dia pace, buona domenica a tutti.